Guarda che situazione. Guarda, Giorgio, guarda che situazione. Sì. Ma secondo te è normale? Normale secondo te? No, non è normale, ma è da sempre questa. Che poi, fra l'altro, i pini, gli aghi dei pini, quando cascano, si ficcono dentro le grondaie, mi sembra, no? E ci dovete intervenire ogni tanto. No, il discorso che vogliamo fare, tu lo fai da tempo, è questo. Cosa si può fare per questo viale? Che si può fare? Io che cavolo ne so che si può fare? Sa da levare le piante, che deve fare? Beh, le piante rovinano il selciato, quindi chi ce l'ha messe era uno sprovveduto, non le sapeva le cose. Sì. Deficiente. Beh, no, non lo sapevano, l'hanno messa. Seconda cosa, lo sindaco che è andato su adesso, sai che deve fare? Deve fare lo coso che ha fatto lassù, a metà qui lo deve fare. Cosa? E poi quello rialzo per le macchine. Ah, rialzo. Ma sai per a le quanto macchine. Va le macchine? Ah, lo so, ma sai a quanto veloce, va? Lo so. Ma ci deve, ma ci vuoi mettere una macchinetta, un limite di velocità, qualche cosa che rallenta le macchine? Te farò vedere di notte, le gente fa le gare qua giù, Giorgio. Sì, corrono, corrono tutti quanti. Ma tu te trovi. Allora, i passeggini lassù non ci vuole andare. Mm. Le persone che va a spasso con le frite non ci vuole andare. Qua, da Zappi, qua, da qua, Giorgio. Ma questo fa? È un pezzo, cammina, possiamo... Cammina a mezzo la strada le persone. Le abbiamo fatte altre volte queste velocità che va. Considerazioni. Oh. Comunque, speriamo che la nuova amministrazione... Io ci spero, guarda, perché se no, guarda, veramente, allora ci siamo tutti a impiccare. Te lo dico, ci siamo tutti a impiccare. E perché non c'è nessuna legge. Non funziona nessuna legge. C'è una legge che funziona in Italia? No. Per me no. Una cosa, io ho ripreso anche là sotto, ho ripreso una macchina che è tutta rotta, lì con un bombolone. Ma quella può essere pericolosa. Ma perché? Ma io perché... ho fatto la segnalazione a tutti. E anche ai vigili. E che ha no, i vigili gli ha telefonato il 115. Non possono fare niente. E perché? Perché? Perché ha detto che la strada è privata e non possono levare la macchina. Perché ha detto se può darsi pure che se beccano una denuncia. E da chi? Ah, non lo so. Ha detto se può fare qualche cosa è il sindaco. Perché lì abbiamo la targa, quindi possono risalire a chi era la macchina. Possono risalire a chi era la macchina, ma chi è che c'è sempiccio? Il carabinieri dice che non è compito suo. Di qualcuno è compito. Noi non lo mettiamo. Non lo so, Giorgio, che ne so. Noi la mettiamo in rete questa intervista a due, eccetera. La metto in rete, Sì. No, è molto trafficata, anche perché sono belle case qui intorno, è densamente. Ma sai, Giorgio, che non puoi tenere una finestra aperta? Perché? Non puoi tenere una finestra aperta. E perché? Perché? Perché te entra tutti i cosi dei lipini. Te bocca la polvere gialla quella dei lipini. Tu mi hai fatto vedere sette... Quanti erano i sacchi dei pini che hai levato al giardino? Otto. In più c'è la... C'è lo coso così. Quello mucio che io ho fatto lì. Se può andare avanti così? Secondo te se può andare avanti in questa maniera? Certo che no. Facciamo una cosa, intanto abbiamo fatto questo filmato, lo mettiamo in rete, lo sanno i cittadini, ma soprattutto questo verrà mandato all'amministrazione, ai consiglieri comunali, a tutti quanti i partiti. Giorgio, non lo so. Ma che bel giardinetto che c'hai tu, ce l'avessi Giorgio, io. Giorgio, io sai che fa, che riciclo l'acqua, Giorgio? Che? La sciacquatura dei piatti. Anch'io lo faccio, adesso risparmio l'acqua. No, ma per far campare un attimo. Sì, sì. Ma quando gliene dai, è tutto bruciato, Giorgio. Lo so. Io ho detto che piove, martedì se... E speriamo, perché sennò è una vendetta divina del male che facciamo. Ma questo è logico, Giorgio. È logico. Ci credi tu che... No, io ci credo. Allora bisogna che facciano qualcosa. Cominciamo a sollecitare, perché questo, io guarda, io l'ho visto cominciare queste case qui, che c'era solamente quella di mio cugino e quell'altra, e poi sono venuto in queste. Lì in mezzo. Dove? Lì in mezzo là, sai che c'è? Che c'è? C'è una radice che ha alzato l'asfalto. Certo che le... Ma tutte, anche giù per la Villa Termani hanno... Guarda che disastro, guarda. Qui c'è, devono fare qualcosa, mi dispiace. Se prima non l'hanno fatto, mo dovranno mettere in conto queste spese qui.
queste spese qui le dovranno mettere in conto, perché non si può lasciare una bella, un bel posto dove passano le persone, le persone che vanno al cimitero qui, no? Non passano qui. No, ha sprecato i soldi laggiù, ha fatto un marciapiede, che le persone vanno laggiù a de notte di un cimitero, perché non ha fatto qua? Con mezzo milione di No, veramente è costato 170, 100, 100, no, mi dice 400. Ah, 400, scusa, 415. 4, no, 470 mila euro. Però non so se bastavano per qui. Ma non bastavano. Però se ne mettiamo un po' di più e via. Ma dai, Giorgio, ma su, mi ha fatto il marciapiede laggiù per far che. Si è lamentata anche una proprietaria di casa, ha detto che fra poco un marciapiede entra dentro casa. Beh, sì, ma quello. Ma dai, ma su, ma se può. Vabbè, questo è passato, adesso abbiamo qualcosa di nuovo e vediamo cosa fanno. Io sono sicuro che faranno. Io non ci credo. Io invece ci credo. Io non credo più a nessuno. Credi? Solo a Lupa d'Eterno credo. Ah, ecco, poi, questo te lo volevo chiedere. No, e poi ci ha abbandonato anche lui, Giorgio, perché ne vede tante de fregnacce e de schifezze, e allora ci ha abbandonato pure. Vabbè, adesso vediamo, D'accordo? Va bene. Ci aggiorniamo. Ci aggiorniamo. Ciao, va bene, via. Ciao Giorgio, grazie. Ciao. Vergogna, è uno schifo. Veramente, dona dai, sì. La carcassa di quest'auto è sotto un palazzo inagibile in una via privata parallela a Viale Montolmo. C'è la targa e c'è un bombolone del gas che potrebbe scoppiare. Mi è stato detto che l'auto col bombolone è stata rimossa. Adesso vado a vedere se è vero. L'auto col bombolone del metano non c'è più. Quando la legge lo permette, l'amministrazione Giampaoli soddisfa le richieste dei cittadini.